Oscar Romero e Marianella García Villas, ribelli e martiri in Salvador per i poveri e per la giustizia. Relatore Anselmo Palini, docente e saggista. Questa è stata la teologia della liberazione, offrire una speranza di riscatto a popolazioni che erano devastate dal neocolonialismo economico e dalle dittature militari. Ecco. È in questo contesto che inseriamo le figure di Oscar Romero e di Marianella García Villas, che non sono separabili. Purtroppo Marianella è stata in tutti questi anni dimenticata. C'è stato solo il testo di Raniero Lavalle e ora questo nuovo testo. Mentre di Romero qualcosa in più è uscito anche nel nostro paese. Oscar Romero chi è? Oscar Romero è soprattutto una persona che nasce in una famiglia molto modesta e che ha un'esperienza fondamentale nella sua vita, che è quella di venire a Roma a studiare. Lui dal 37 al 42 studia a Roma alla Gregoriana teologia e è ordinato sacerdote nel 42 a Roma. Questa esperienza romana è fondamentale per Romero, perché per lui la romanità, come lui la chiama, sarà sempre un punto di riferimento. La cattedra di Pietro, cioè il magistero petrino, sarà un punto fondamentale di riferimento. Sempre. Il Romero che studia a Roma non è interessato alle disquisizioni teologiche. Non è un intellettuale, non è uno che esplora strade nuove. È uno che cresce appunto dentro il clima estremamente conservatore di quegli anni di Roma, è uno che è attento a tutti i doveri liturgici, a tutto quanto ha a che fare anche con la vita personale, con la preghiera, con cioè tutto ciò che ha a che fare con una crescita personale, senza interrogarsi su quanto sta accadendo nel mondo. Siamo negli anni in Italia del fascismo, poi della guerra. Lui è tutto preso da un discorso personale, da un discorso di devozioni, di rispetto della forma, di piena ortodossia. Lui è attento ad essere dentro la più definita e precisa ortodossia. Per cui né un intellettuale, né un fine teologo, niente di questo. La romanità, ci sono dei testi che adesso non sto a leggere, ma dove lui dice, cioè respirare, girando per Roma, per queste chiese, respirare il fatto di essere al centro della cristianità è fondamentale. E per lui questo sarà sempre un grande punto di riferimento, insomma. Il magistero petrino proprio del Papa. Torna in Salvador nel 43, viaggio molto difficile perché siamo in piena guerra, fa scalo a Cuba, viene arrivando dall'Europa, viene scambiato per ci resta anche per alcune settimane in un carcere perché non era stato riconosciuto come sacerdote. Alla fine torna in Salvador e viene assegnato una piccola diocesi di San Miguel, dove resta dal 43 al 67 come parroco, come direttore del settimanale diocesano, assistente di varie associazioni, poi diviene anche segretario della conferenza episcopale salvadoregna e anche della conferenza centroamericana. Sono lunghi anni, oltre 25 anni, dove lui si preoccupa della cura delle anime, del decoro delle chiese, delle liturgie che devono essere fatte in modo ben preciso, secondo la tradizione, della Caritas che dà da mangiare, che fa le offerte, ma che non si chiede il perché di tanta povertà che c'è in giro, della lotta al protestantesimo che si stava diffondendo alle varie sette. Cioè è pienamente dentro una visione assolutamente tradizionale e rivolta al passato della Chiesa, con lo sguardo indietro. Nel 67 va a San Salvador perché era appunto segretario della conferenza episcopale, per cui si trasferisce, però in quegli anni
insomma, anche a seguito poi della conferenza di Medellin, dei documenti conciliari, lui comincia a interrogarsi. La teologia della liberazione non lo trova particolarmente entusiasta, però si interroga e trova in Paolo VI, Paolo VI è stato fondamentale per Monsignor Romero, poi lo vedremo perché, trova in Paolo VI la chiave di lettura dei documenti della teologia della liberazione delle comunità di base che escono da Medellin. Perché nell'esortazione apostolica Evangelii Nuziandi, Paolo VI dice: la Chiesa ha a cuore la liberazione integrale dell'uomo. Però per questo deve ancorarsi al Vangelo, non ad altre ideologie. Non serve il marxismo per parlare di liberazione. Già il Vangelo ne parla. E poi, sempre nell'Evangelii Nuziandi, si parla delle comunità di base e si indica una caratteristica che per Romero è fondamentale, che è questa, cioè devono essere comunità ecclesiali di base, cioè comunità legate alla Chiesa. Per cui lui dà questa lettura di quanto accade in America Latina in quegli anni e la dà appunto attingendo al magistero di Paolo VI. Nel 1970 viene nominato vescovo, probabilmente per tutto il lavoro che aveva fatto come segretario delle conferenze episcopali. Resta come ausiliare di San Salvador, poi diviene vescovo di una piccola diocesi di Santiago de Maria, dove anche lì non si distingue per cose particolari. Prosegue nelle attività tradizionali senza porsi grandi interrogativi. Nel 1977 l'arcivescovo di San Salvador, Luis González, dà le dimissioni per raggiunti limiti di età e dovrebbe subentrare l'ausiliare che è Riveri Damas. Riveri Damas e Luis González erano stati molto critici con il potere politico ed economico salvadoregno. Perché? Perché c'era la repressione, c'erano le ingiustizie strutturali. In Salvador in quegli anni c'erano pochi, si parla di 12-14 famiglie che avevano tutto il controllo delle terre, okay? Dunque un numero limitato, e poi la gran massa dei diseredati. Per cui Riveri Damas sembrava quello destinato, naturalmente, all'ausiliare, e invece accade una cosa strana, e cioè che per volere del potere politico, del potere economico, anche del nunzio, si sceglie un vescovo moderato, conservatore, che non aveva mai dato problemi, appunto Oscar Romero. Oscar Romero diviene arcivescovo di San Salvador per scelta dei poteri forti del paese, perché volevano uno accomodante e lui non aveva mai dato problemi in tutti quegli anni. Il suo ingresso avviene il 22 febbraio 1977, è accolto gelidamente dal clero di San Salvador che era un clero attivo, grazie appunto al precedente arcivescovo e grazie anche a Riveri Damas. È accolto gelidamente. Lo ritengono un vescovo appunto imposto dai poteri economici, dal potere politico, un vescovo preconciliare. In realtà Romero stava già facendo un suo cammino. E questo suo cammino ottiene, ha un momento di cesura, viene sconvolto dal fatto che 20 giorni dopo il suo ingresso viene assassinato Rutilio Grande. Rutilio Grande era un gesuita, era un suo caro amico. Romero è uno che non andava d'accordo quasi con nessuno dei preti. Andava d'accordo con questo gesuita, che non era come gli altri gesuiti del Lucca impegnati. Lucca era l'università centroamericana molto prestigiosa, impegnata in università. Rutilio Grande era parroco di Aguilare, su un grosso paese, tra parentesi. Mentre Romero veniva a Roma a studiare, un giovane gesuita dalla Spagna andava in San Salvador, in America Latina a prepararsi, Ignacio de la Curia, diventerà rettore del Lucca. Le strade di Romero e della Curia in questo momento divergono, perché la Curia è uno dei leader della teologia della liberazione e vede questo vescovo come un vescovo preconciliare. Salvo poi diventare veramente due che camminano a fianco. Ecco, l'assassinio di padre Rutilio Grande è sconvolgente per Romero. È sconvolgente. È sconvolgente perché il potere
nei suoi affetti più cari. Lui veglia tutta la notte, la salma di padre Rutilio, assieme a Rivieri Damas, e scrive Rivieri Damas. Un martire diede vita ad un altro martire. Davanti al cadavere di padre Rutilio Grande, Monsignor Romero, nel suo 20° giorno da arcivescovo, sentì la chiamata di Cristo a vincere la sua naturale timidezza umana e a riempirsi dell'intrepidezza dell'Apostolo. Da quel momento Monsignor Romero abbandonò le terre pagane di Tiro e di Sidone e camminò liberamente verso Gerusalemme. Cioè, davanti al cadavere dell'amico gesuita massacrato, tra l'altro assieme a due contadini che lo accompagnavano, stava andando a El Paisnal per una messa, Monsignor Romero apre gli occhi e si rende conto che non è solo padre Rutilio Grande ad essere assassinato, ma erano assassinati i leader sindacali dell'opposizione, i leader politici dell'opposizione, i campesini spoliticizzati. La domenica successiva il clero di San Salvador, riunito in assemblea, prende una decisione per manifestare fortemente contro il potere politico e l'arcivescovo lascia che sia loro a decidere. E decidono che per indicare l'unità del clero attorno al vescovo si celebri in tutta la diocesi una sola messa, è la cosiddetta messa unica, presieduta da Romero davanti a 100.000 persone, ad indicare l'unità dell'arcidiocesi attorno al vescovo e contro il potere politico che era direttamente responsabile della morte di padre Rutilio Grande. Padre Rutilio Grande era il parroco di Aguilares. Per un mese Romero non può andare ad Aguilares a celebrare la messa e a accompagnare il nuovo parroco e le nuove suore che lì sarebbero andate, perché per un mese i militari impediscono tutti di entrare in questo paese. Entrano anche nella chiesa dove celebrava padre Rutilio, con un colpo di pistola aprono il tabernacolo, buttano in terra le particole consacrate. Dopo un mese Romero può finalmente entrare in Aguilares a immettere il nuovo parroco e lì c'è una processione straordinaria che viene raccontata così. Dopo la messa è il padre gesuita Ion Sobrino che racconta di questa processione. Sobrino è l'unico dei gesuiti di San Salvador, del Luca, che nell'89 si salverà perché era all'estero in quel momento. Dopo la messa uscimmo in processione sulla piazza del paese a riparazione della profanazione che i militari avevano fatto del corpo di Cristo sacramentato e del corpo vivente di Cristo, i campesini assassinati. Davanti al municipio gruppi di soldati ci guardavano con espressione fosca e minacciosa. Quando fu giunto nei loro pressi, la testa della processione si arrestò. Eravamo impauriti, timorosi di quello che poteva avvenire. Allora spontaneamente ci voltammo a guardare verso il fondo della processione dove stava Monsignor Romero con il Santissimo. Monsignor Romero disse: avanti, e così facemmo. La processione proseguì senza incidenti e da quel momento, simbolicamente, Monsignor Romero divenne il leader di tutti i salvadoregni. Non lo pretese, non lo cercò, però accadde. Monsignor Romero era quello che ci sorreggeva. Da quel momento niente di importante avvenne nel paese senza che tutti si voltassero verso di lui. Una testimonianza straordinaria. E qui si situa Marianela Garcia, molto più giovane di Monsignor Romero. Marianela Garcia, una giovane borghese di una famiglia molto benestante, che viene mandata, il padre spagnolo viene mandata a studiare in Spagna nei migliori collegi di Barcellona. Torna in Salvador e in università frequenta l'Azione Cattolica Universitaria e questa frequentazione, questo gruppo è molto importante perché nell'Azione Cattolica Universitaria approfondisce i documenti di Medellin, i testi conciliari, i concetti di peccato sociale, di violenza strutturale, e lì Marianela fa la sua scelta. Monsignor Romero ha impiegato 30 anni, Marianela da giovane adolescente aveva già scelto da che parte stare, cioè diventare avvocato
e difendere la povera gente. Quella povera gente che viveva in condizioni terribili dal punto di vista economico e che era sottoposta ad una feroce dittatura militare. Marianella parte da motivazioni di fede, però poi viene guidata da due fari, che sono la politica e il diritto. La politica, lei entra in Parlamento nelle file della Democrazia Cristiana, perché pensava, divenne deputato, divenne segretaria organizzativa di quel partito, perché pensava con la politica di riuscire a cambiare le cose nel proprio paese. Entrerà a far parte della Commissione sul benessere pubblico e convince i membri di quella commissione a uscire dal palazzo e a girare il paese a vedere qual era il benessere della gente. E girando il paese, quella commissione parlamentare incontra i segni delle violenze, delle repressioni. Perché in America Latina c'è stato il fenomeno dei desaparecidos, ma in Salvador c'è stato il fenomeno degli aparecidos, cioè dei cadaveri fatti trovare appositamente al mattino lungo le strade, per, come monito a quanti intendevano opporsi al potere dei militari. In Salvador c'erano appunto i militari, c'erano gli squadroni della morte al soldo degli agrari, e tutti coloro che erano anche solo sospettati finivano, scomparivano e venivano fatti trovare cadavere con i corpi devastati dalle torture. Questo è il monumento alla memoria, con i nomi delle migliaia e migliaia di vittime della repressione in Salvador, un paese di pochi milioni di abitanti. Ecco qui il nome di Marianella García Villas. A un certo punto Marianella però esce dalla Democrazia Cristiana, perché la Democrazia Cristiana con Napoleon Duarte cullò l'ambizione di entrare in giunta con i militari nel 79 e di condizionarli, di isolare le frange più estreme. Monsignor Romero denuncerà apertamente questa scelta della Democrazia Cristiana, perché dirà, perché subito si capì che le violenze non cessavano, cioè non, i militari e gli squadroni della morte erano incontrollabili. E la Democrazia Cristiana con la sua presenza era complice di questo. Monsignor Romero denunciò questa cosa. Marianella uscì subito dal partito e fondò la Commissione per i diritti umani. Ecco l'altro faro di Marianella. Diritto. Una commissione laica. Monsignor Romero aveva in arcivescovado un soccorso giuridico che gli forniva tutti gli elementi per le sue denunce. E poi questa commissione, di cui Marianella diviene presidente. Cosa fa questa commissione? Questa commissione andava a raccogliere le prove delle violenze. Dove c'era una violenza venivano chiamati a documentare. Per cui utilizzava le armi del diritto, che consistevano in una macchina fotografica per fotografare i cadaveri. Perché poi i cadaveri andava dato un nome, i familiari venivano alla sede della commissione a vedere, sperando di non trovare la foto del loro caro che magari fosse ancora in vita. E se lo trovavano si dava un nome. Le fotografie permettevano di documentare le torture subite. E poi tutte le informazioni raccolte venivano consegnate a Monsignor Romero, il quale nelle omelie domenicali, soprattutto nella messa delle 8, denunciava apertamente ciò che accadeva nel paese. Erano omelie che erano diffuse anche dalla radio diocesana, Radio Isax. Maurizio Chierici, nella prefazione a questo libro, racconta di quando andava a queste messe, dice, si entrava in cattedrale e si vedevano sui palazzi circostanti i cecchini pronti a intervenire nel caso la gente uscendo, cioè si volesse rivoltare o volesse fare delle manifestazioni a seguito delle denunce di Monsignor Romero. Per cui c'erano quelli che temevano quelle omelie e quelli che le attendevano, i salvadoregni. Cos'era un'omelia per Monsignor Romero? Una religione fatta di messa domenicale ma con settimane ingiuste non piace al Signore. Una religione fatta di molte preghiere ma con ipocrisie nel cuore non è cristiana. Una chiesa che si stabilisse solo per star bene, per avere molto denaro, molta comodità, ma che dimenticasse di protestare contro le ingiustizie
non sarebbe la vera Chiesa del nostro Divin Redentore. Una predicazione che non denunci il peccato non è predicazione del Vangelo. Una predicazione che accontenti il peccatore perché si consolidi nella sua situazione di peccato tradisce la chiamata del Vangelo. Una predicazione che svegli, una predicazione che illumini, come quando si accende una luce e qualcuno dorme, naturalmente lo disturba ma lo sveglia. Questa è la predicazione di Cristo. Svegliatevi, convertitevi. Questa è la predicazione autentica della Chiesa. È naturale, fratelli, che una tale predicazione debba incontrare difficoltà, debba perdere prestigi malintesi, debba disturbare, debba essere perseguitata. Non si può andare d'accordo con i poteri delle tenebre e del peccato. È molto facile essere servitori della parola senza dar fastidio al mondo. Una parola molto spiritualista, senza impegno con la storia, che può risuonare in qualunque parte del mondo perché non è di alcuna parte del mondo. Una parola così non crea problemi, non genera conflitti. Prosegue Romero. Ciò che genera conflitti, persecuzioni, ciò che segna la Chiesa autentica è quando la parola bruciante, come quella dei profeti, annuncia al popolo le meraviglie di Dio, perché vi creda e le adori, e denuncia i peccati degli uomini che si oppongono al regno di Dio, perché li estirpino dai loro cuori, dalle loro società, dalle loro leggi, dai loro organismi che opprimono, che imprigionano, che calpestano i diritti di Dio e dell'umanità. Questo è il difficile servizio della parola. Ma lo Spirito di Dio va con il profeta, con il predicatore, perché è Cristo che si perpetua annunciando il suo regno agli uomini di tutti i tempi. Un testo straordinario. E poi ci chiediamo se è opportuno beatificare Oscar Romero o no, di fronte a testi di questo tipo. Queste erano le omelie di Monsignor Romero. Paolo VI, è significativa questa coincidenza con la beatificazione domenica di Paolo VI, perché quando si ricostruiscono queste vicende, bisogna ricostruirle correttamente, senza tenere nascosto, senza non dire che in Salvador c'erano 6 vescovi, compreso Monsignor Romero. A un certo punto 4 di questi vescovi, e uno di loro era anche l'ordinario militare. Cioè, già, tra parentesi, anche in Italia è abbastanza complicato giustificare figure di questo tipo, cioè sacerdoti dentro organicamente una struttura militare. Chiusa la parentesi. Però in Salvador, con un esercito responsabile della repressione, c'erano i cappellani e gli ordinari militari, e uno di questi era vescovo. Ebbene, 4 vescovi a un certo punto chiesero a Roma le dimissioni di Monsignor Romero, perché lo consideravano sovversivo, un rivoluzionario, un comunista. E il del Camera disse: finché davo da mangiare ai poveri tutti mi battevano le mani e dicevano che ero un santo. Quando ho cominciato a chiedermi perché esistono i poveri, hanno cominciato a dire che ero un comunista, anche per Monsignor Romero. A Roma la congregazione dei vescovi guidata da Monsignor Baggio voleva le dimissioni di Romero. Allora Romero, che faceva dell'adesione al magistero della Chiesa e al primato di Pietro un aspetto fondamentale, in un tale contesto andò a Roma, andò dal Papa, e il Papa era Paolo VI. Paolo VI era un Papa che era stato 30 anni in segreteria di Stato. Io sono bresciano, è andato via da Brescia appena ordinato sacerdote, perché il clima bresciano, proprio il clima, le nebbie, l'umidità, non gli faceva bene. È andato a Roma e già quando era assistente della Fuce, eccetera, lui già nel 23-24 entrò come minutante in segreteria di Stato, cioè in quel luogo in cui poteva avere uno sguardo su tutto il mondo, e vi restò fino a diventare segretario di Stato, perché lui conosceva la realtà del Salvador. E quel colloquio è straordinario, e Monsignor Romero ne parla nel suo diario, perché il Papa gli dice: guardi, lì è lei che comanda, faccia il possibile per andare d'accordo con gli altri vescovi, però io so che lei sta operando sulla strada giusta, prosegua, che ha il mio sostegno, e anzi mi dica come posso fare a manifestarle ancora maggiormente questo sostegno. Romero esce rinfrancato, torna in Salvador senza più. È 78, questa udienza mi sembra sia nel giugno. Paolo VI muore il 6 agosto
nel 78, il giorno in cui il Salvador, festa nazionale, il Divin Salvatore, Salvador era un paese cattolico perfino nel nome, per cui un grande sostegno da Paolo VI. Sostegno che invece sarà più complicato, più difficile con Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II viene da un paese comunista. Gli dicono: questo è un prete comunista, un vescovo comunista, per cui all'inizio ci sono un po' di difficoltà, soprattutto nel primo incontro. Oscar Romero a un certo punto si vede fare terra bruciata attorno a sé, perché gli uccidono 5 o 6 sacerdoti. Ad esempio, durante un corso di iniziazione cristiana tenuto da padre Ottavio, ci sono una 60 di ragazzi, rompono i militari, padre Ottavio viene assassinato, 4 ragazzi vengono assassinati, tutti gli altri portati in tribunale. E in tribunale chiamano la Commissione dei diritti umani, chiamano Marianella. E Marianella va a difendere quei ragazzi. E giunge con le prove che quel centro era un covo di sovversivi, no? E le prove erano delle Bibbie, dei testi di catechismo, dei cartelloni, delle chitarre, pennarelli, delle parrucche che si usavano nelle recite. Quelle erano le prove. Giunge il maggiore Roberto d'Aubusson. Il maggiore Roberto d'Aubusson, uno dei creatori degli Scuola della Morte, è stato riconosciuto come il mandante dell'assassino di Oscar Romero. Marianella non abbassò mai gli occhi davanti al maggiore Roberto d'Aubusson. Gli artigliò gli occhi in faccia e non abbassò mai lo sguardo. Questo poi lo pagherà, perché il maggiore Roberto d'Aubusson in programmi televisivi periodicamente annunciava i nomi di quelli che erano comunisti e annunciò i nomi pochi giorni dopo di 200 comunisti, tra cui Monsignor Romero e Marianella Garcia Vilas. Quando qualcuno sentiva il proprio nome pronunciato dal maggiore Roberto d'Aubusson, faceva bene a scomparire, perché gli scondori della morte prendevano quello come un comando per andare a cercare queste persone e farle fuori. Il maggiore Roberto d'Aubusson. Marianella paga molto cara la propria attività. Un giorno viene fermata mentre sta investigando, sta raccogliendo le prove di violenze, viene portata in una caserma e viene violentata. Succedeva a tutte le donne che venivano fermate dai militari. I militari che non facevano violenza ad una donna fermata erano considerati impotenti, erano considerati omosessuali, erano. Per cui era un rito macabro questo. Marianella viene violentata. Il giorno dopo viene liberata grazie all'intervento dei leader della Democrazia Cristiana. Lei va da Monsignor Romero, piena di odio. Vuole essere autorizzata ad andare a vendicarsi, a uccidere quel militare che l'ha violentata. E ha raccontato di questo drammatico colloquio a Raniero Lavalle. Marianella andò all'arcivescovado a cercare Monsignor Romero. Non aveva chiuso occhio, ma nemmeno aveva più dato sfogo alle lacrime. Era come irrigidita, sigillata in se stessa, e aveva deciso di vendicarsi. Aveva messo in conto che avrebbe dovuto prima mettere in salvo la famiglia, e nel delirio di questo progetto aveva perfino pensato di aver bisogno di un'arma, di una pistola, di andarla a chiedere all'arcivescovo. Monsignor Romero ascoltò in silenzio tutta la storia. Al sentir parlare di vendetta misurò la portata del trauma subito dalla ragazza e l'effetto devastante della violenza esercitata dagli oppressori. Allora l'arcivescovo si mise a piangere, e a piangere come un nino, raccontò Marianella, perché nel dramma di uno l'arcivescovo leggeva la storia di tutti, e quelle storie lui le incontrava e le assumeva non all'ingrosso, ma una per una. E invece Marianella non piangeva ed era colpita da quella situazione, perché sembrava che semmai dovesse succedere il contrario, che a piangere dovesse essere lei, e non quel prete dalla lunga sottana bianca. Infatti l'arcivescovo le diceva di farlo, di sfogarsi, ma lei non voleva e non poteva. Era come una fonte inaridita. Allora Monsignor Romero l'abbracciò e la rimproverò per questo indurirsi del cuore. Le disse che doveva farsi una ragione, che purtroppo non era capitato solo a lei. Chissà quante donne subivano ogni giorno la stessa violenza e quante altre, di cui magari non si sarebbe mai saputo, sarebbero state vittime di violenze anche maggiori.
Anche questo dolore era il prezzo di questa lotta e bisognava accettarlo e superarlo e perciò perdonare. Marianella diceva che non poteva perdonare, ma allora, replicava Monsignor Romero, non sei una vera cristiana e il cristiano perdona i suoi nemici, i suoi persecutori. Tu devi pregare per queste persone senza serbar rancore e risentimento. Del resto, chissà da che follia sono state travolte. È Dio che giudica. È Lui che si occupa della parte riservata ai malvagi, non noi, con le nostre mani. E piangendo e ammonendo la consolava e l'addolciva, finché lei decise che non si sarebbe vendicata, che non per questa strada avrebbe trovato l'uscita, ma semmai attraverso una ancora maggior determinazione nella lotta. Ecco, tra loro il rapporto prosegue molto intenso, molto, con una grande collaborazione, finché si arriva al 1980. Il 1980 è un anno che inizia con grandi violenze. I primi mesi ci sono molte vittime. Il 17 marzo dell'80 nella Basilica del Sagrado Corazon, che spesso Romero utilizzava, viene trovata una valigetta piena di candelotti di dinamite. Solo un difetto del timer non permise l'esplosione che sarebbe stata devastante. Finché si arriva al 23 marzo 1980, Monsignor Romero celebra, Monsignor Romero che abitava nell'ospedale della Divina Provvidenza, che è un ospedale per malati terminali, e aveva rifiutato una villa che i ricchi salvadoreni gli avevano assegnato sulle colline di San Salvador. Ecco, in quell'ospedalito c'era una piccola cappella. Il 23 marzo, durante un'eucarestia, durante l'eucarestia, fa una predica straordinaria. Tutto bene, sentiamo un pezzo di questa predica. È sottotitolata in spagnolo, vediamo se va. È sottotitolata in italiano e in spagnolo, ma è... Io quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues,
y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Il giorno dopo, Monsignor Romero, il giorno dopo, 24 marzo alle 18:30, mentre sta celebrando l'Eucarestia, viene assassinato da un sicario che era in fondo alla chiesa. Viene messo in atto un piano che era già pronto da tempo. La voce dell'arcivescovo era ormai diventata troppo scomoda, per cui andava fatta tacere. Marianela García Villas e la Commissione Diritti Umani, dopo la morte dell'arcivescovo, riparano in Messico perché ormai non è più sicura la loro permanenza a San Salvador. Due membri della Commissione erano già stati assassinati, un terzo era desaparecido, non era più stato trovato. La sede della Commissione era stata bersaglio di alcuni attentati dinamitardi, per cui si rifugia a Città del Messico. Da Città del Messico continua nella propria attività, rientrando periodicamente in Salvador a raccogliere le prove delle violenze, perché Marianela a un certo punto diviene vicepresidente della Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo, lo era diventata nel 79 ad un congresso che si era tenuto a Firenze. Viene accreditata come rappresentante presso la Commissione ONU di Ginevra, la Commissione sui diritti umani, dove rappresentava anche il movimento Pax Christi. Era accreditata presso l'Organizzazione degli Stati Americani. Per cui Marianela portava in tutti questi organismi internazionali le prove della repressione, le prove delle complicità americane. Ricordiamo che Oscar Romero aveva scritto Jimmy Carter chiedendo di interrompere gli aiuti militari americani alla giunta salvadoregna, cosa che Jimmy Carter non fece. Per cui Marianela continuò in quest'opera e venne più volte anche in Italia, partecipò a manifestazioni a Milano, a Padova, a Parma. Nel marzo del 1981 in Piazza San Pietro a consegnare un dossier a Giovanni Paolo II sulla situazione in Salvador, per far capire che non c'era una lotta fra la Chiesa e il popolo, ma la lotta era fra il governo e il popolo, fra la violenza del governo e la situazione del popolo, e la Chiesa era perseguitata perché stava dalla parte del popolo, non perché faceva politica. In Italia trovò nella Fondazione Basso, dove ho potuto recuperare molto materiale, in Raniero Lavalli, in Linda Bimbi, in Ettore Masina, grande ascolto, ma non riuscì a convincere la Democrazia Cristiana del nostro paese a togliere l'appoggio alla Democrazia Cristiana salvadoregna, che era in giunta, con Napoleon Duarte era in giunta con i militari. Non riuscì a convincere il governo italiano a togliere l'appoggio al governo salvadoregno, per cui è stato importante quest'anno presentare questo libro in Parlamento con Raniero Lavalle e Marina Sereni, la vicepresidente della Camera, e Massimo Di Giuseppe, un grande studioso milanese dell'America Latina, perché era come dire che anche se in ritardo si riconosceva la bontà, la giustezza dell'iniziativa di Marianela García Villas e la sordità delle istituzioni del nostro paese. Partecipò in quegli anni in Campidoglio assieme a Edoardo Galeano, grande scrittore, assieme appunto a Raniero Lavalle, ad una giornata sui desaparecidos in America Latina. Partecipò a Padova a una grande manifestazione, Don Albizzotto fu tra gli organizzatori di quella manifestazione. Una città attanagliata dal terrorismo. Quando venne proposta questa manifestazione, le forze sindacali non volevano organizzarla perché dice: qui più nessuno va in piazza, tutti hanno paura del terrorismo, hanno paura degli scontri.
Invece quel giorno, 23 marzo 1981, primo anniversario dell'assassinio di Oscar Romero, Piazza dei Signori è piena di gente, e lo racconta Don Albino nel libro, ma lasciate una testimonianza, ad ascoltare Marianela Garcia Vilas, ad ascoltare Raniero La Valle, ad ascoltare Don Albino Bizzotto, ad ascoltare Alberto Tridente, questo sindacalista dei metalmeccanici che andrà anche in Salvador e rimarrà ferito perché durante una riunione con i sindacati salvadoregni ci sarà un'eruzione dei militari. Alberto Tridente, morto 2 anni fa, ha lasciato un grande vuoto nel sindacalismo italiano. Quel sindacalista che andava nelle fabbriche di armi all'Otto Melara, alla Beretta, che facevano affari con i dittatori latinoamericani a dire: non possiamo noi, operai, il sabato manifestare per la liberazione di quei popoli e il lunedì costruire le armi che servono a quei dittatori per reprimere quei popoli. Alberto Tridente. Per cui questa è stata Marianella. Marianella che in questa situazione, pur sapendo che suo destino era segnato, si trattava solo di capire quando l'avrebbero scoperta nei numerosi viaggi che faceva in Salvador, non clandestinamente, certo non mettendosi in mostra, ma lei diceva: io sono dalla parte del diritto, non devo nascondermi. Scriveva ancora queste cose. Per noi che viviamo quotidianamente le angosce di questa vita, per noi che sentiamo quotidianamente sulla nostra pelle la morte degli altri, per noi che tocchiamo le ferite, i segni delle torture sui cadaveri, per noi che raccogliamo corpi senza testa, teste senza corpo e le ossa dei nostri fratelli, per noi che abbiamo fotografato le vittime, per noi che abbiamo ascoltato i testimoni, il pianto silenzioso e anonimo di familiari anonimi, di vittime anonime, tutto questo è un panorama abituale, parte sostanziale della nostra vita, sempre appesa al filo del caso. Tutto questo è la nostra vita quotidiana che si riflette nei nostri occhi, che invade il nostro olfatto, che impregna le nostre mani. Ma è anche ciò che rafforza e legittima la nostra azione e la lotta del nostro popolo per la conquista del diritto alla vita, a un tetto, a un libro, a un tozzo di pane. Non ci importa se ci chiamano sovversivi, traditori della patria. Non ci importano gli arresti e le vessazioni che abbiamo patito per difendere i prigionieri politici. Non ci importano le distruzioni con le bombe delle nostre sedi e delle nostre case. Continuiamo a lottare con la voce e con la penna e con il pensiero certo angosciante che possa arrivare la morte. In effetti, anche per Marianella, nel marzo dell'83 arrivò questo momento. Lei rientrò in Salvador a raccogliere le prove sull'uso di armi chimiche del napalm da parte dei militari. Doveva portare queste prove a Ginevra nell'aprile di quell'anno, alla Commissione ONU sui diritti umani. Viene scoperta e in quell'azione muoiono 20 di contadini che sono con lei. È il 13 marzo. Il 14 marzo il suo cadavere viene riconsegnato ai familiari, devastato dalle brutalità, dalle violenze e dalle questa è l'unica immagine che abbiamo di Marianella cadavere, e dalle torture subite. In Italia viene ricordato il 13 marzo, in Salvador il 14 marzo. Era la vittima, aveva solo 34 anni, dall'ottobre del 79, quando c'era stato un golpe militare che aveva portato al potere un gruppo di giovani ufficiali, al marzo 83 erano stati uccisi 43.337 civili in un paese di pochi milioni di abitanti. Lei era la vittima numero 43.337. Vado a concludere, ancora 5 minuti. Perché Marianella ha fatto tutto questo? Vi leggo un passaggio di Raniero La Valle. Un mese dopo la morte, il 18 aprile 1983, Marianella venne ricordata in Campidoglio, a Roma, in una grande commemorazione, dove gli interventi sono del sindaco di Roma, Ugo Vetere, di Luigi Bettazzi e di Raniero La Valle, alla presenza di un commosso Sandro Pertini e della Presidente della Camera Nilde Iotti, oltre ad altri parlamentari. E Raniero La Valle conclude così il suo intervento.
Perché Marianella ha fatto tutto questo? Perché l'ha fatto pur sapendo che il suo destino era segnato? La risposta l'ha data senza volere un attacchino romano del servizio affissioni del comune. In piazza Sant'Andrea della Valle, attaccando su uno spazio del comune, un manifesto che annunciava alla popolazione romana la morte di Marianella, avvocata dei poveri, compagna degli oppressi, sorella dei perseguitati, voce degli scomparsi, l'ha attaccato sopra un altro vecchio manifesto preesistente, lasciandone scoperto solo il lembo superiore. Non so se l'abbia fatto per caso o per intenzione. Fatto sta che su quel lembo soprastante, rimasto visibile, stavano scritte tre grandi parole, che sono così diventate come il titolo e l'emblema del manifesto sulla vita troncata di Marianella. E quelle tre parole dicevano soltanto per amore. Questa è dunque la risposta. Perché ha così combattuto la sua battaglia politica e civile? Perché ha vissuto e perché ha dato la vita? Soltanto per amore, non di pochi ma di molti, non di una famiglia, ma di un popolo intero ed anzi della giustizia e della liberazione di molti popoli. E permettetemi di leggervi anche un ricordo di Paolo Giuntella. Paolo Giuntella, io sono molto legato a Paolo Giuntella. Lui ha fatto la prefazione a un mio libro, Voci di pace e di libertà. Ha fatto la prefazione perché dice: questi sono i miei personaggi, come sono stati i personaggi di mio padre, Vittorio Giuntella, sopravvissuto al Lager. E quando abbiamo presentato Voci di pace e di libertà a Roma, Paolo Giuntella è venuto, pur essendo già molto ammalato, sarebbe morto pochi mesi dopo, perché dice: io non posso mancare di una presentazione di questo tipo. Quest'estate abbiamo presentato Coroniero Lavalli, il libro su Marianella Garcia Vilas, alla scuola della Rosa Bianca a Terzolassi in Trentino, e c'era la moglie di Paolo Giuntella, Laura Rosa Giuntella, che parlando mi diceva: quando arrivò la notizia della morte di Marianella, mio marito volle, dovevamo battezzare nostra figlia, volle aggiungere un altro nome a nostra figlia, appunto Marianella. Scrive Paolo Giuntella: la conobbe a Roma. L'assassinio di Marianella Garcia Vilas non è soltanto un feroce richiamo alla gravità della situazione politica di El Salvador. È per noi, per tutti noi che latitudini così distanti proviamo il senso amaro dell'impotenza verso questo e tanti altri cerchi infernali di violenza, di umanità calpestata e di venerdì santo continuo, il segno certo dei tempi oscuri che viviamo, ma anche il segno, paradosso cristiano, che il Signore non ci abbandona, che esiste la speranza finché esistono ed esisteranno uomini e donne come Massimiliano Kolbe ed Edith Stein, Thomas Beckett e Tommaso Moro, come Gandhi e Martin Luther King, come Romero e come Marianella. Speranza che la logica delle armi incontra sempre grandi, talvolta solitarie eccezioni in ogni terra, in ogni contesto storico, anche il più drammatico. Prima del compiersi dei giorni nell'abbraccio ultimo del Cristo, ci saranno ancora guardiani di lager, polizia segreta e carcerieri. Ma ci saranno anche uomini e donne che sapranno accettare consapevoli la croce, l'imitazione dell'agnello pasquale. Ed è questa la ragione della nostra speranza, che alla fine la ragione della croce, apparentemente perdente nella storia, vincerà la ragione della spada e riscatterà la storia dell'uomo, il suo peccato di orgoglio e di indifferenza. Marianella è morta anche per noi. E infine concludo, ancora con Raniero Lavalle, con la sua prefazione a questo mio libro. Scrive Raniero Lavalle: nessuno può dire che cosa sarebbe stata l'America Latina e magari il mondo se in quel piccolo paese del Centro America che è El Salvador non si fosse consumata l'offerta dolorosa, non sconfitta, di Monsignor Romero, di Marianella, dei sei gesuiti dell'Università Centroamericana, dei catechisti e delegati della parola uccisi perché trovati in possesso di un Vangelo che leggevano i contadini sotto gli alberi di nascosto. Senza tutto questo, i regimi fascisti e militari del Sud America non sarebbero così presto caduti. La presa degli Stati Uniti e della CIA non si sarebbe allentata. Forse la teologia della liberazione non avrebbe contagiato con il suo spirito profetico gran parte della Chiesa latinoamericana e dello stesso CELAM. E forse neanche Papa Bergoglio ci sarebbe stato. Infatti non si dovrebbe dimenticare che nella genealogia di Papa Bergoglio ci sono i grandi vescovi latinoamericani
che sono stati tra i leader della maggioranza conciliare. C'è Don Mel del Camera, c'è Rutilio Grande, il parroco di Aguilares, primo ucciso dell'episcopato di Romero in Salvador. Ci sono i 48 gesuiti che in America Latina hanno perso la vita in missione tra il 73 e il 2006. C'è Monsignor Romero e c'è Marianella. Ci sono pastori, fedeli e popoli che hanno testimoniato la fede e hanno indicato la strada. Grazie. E questa è la voce di Anselmo Palini, con docente e saggista, autore di volumi Oscar Romero, grazie, ho udito Il Dio del mio popolo e Marianella Garcia Villas, qui per i lunedì del MEC. Spero che sia stata una esposizione molto sentita, molto anche commovente per certi aspetti. Lui adesso è a nostra disposizione per i vostri interventi, le vostre domande, chiarimenti anche magari su alcuni aspetti della vita di quel periodo che magari non in qualche modo non è emerso, oppure pensate di che possa essere utile, insomma, ecco, per cui chi vuole è aperto il dibattito. Vediamo ora se ci sono interventi del pubblico. Buonasera, ecco, lei ha descritto molto dettagliatamente come ha operato la giunta fino all'83, come era stata la resistenza, l'opposizione. Quello che volevo chiederle dal punto di vista storico, perché non lo so appunto, dopo l'uccisione di Marianella Garcia Villas e di Romero, come è caduto o come è stato abbattuto quello che era il regime salvadoregno? C'è stato un intervento esterno o è stato la popolazione che in qualche modo è riuscito a sconfiggerlo? Grazie. Con la morte di Monsignor Romero il paese precipita nella guerra civile che porterà a circa 80.000 morti. Tra l'altro uno dei più stretti collaboratori, Monsignor Romero, Padre Tillo, che io ho incontrato qui a Milano alcuni mesi fa, Rutilio Sanchez entrerà nella guerriglia, diventerà un prete guerrigliero, e anche alcuni altri, non molti comunque, perché Monsignor Romero aveva sempre indicato la strada della non violenza. Dice, ci sono dei brani molto belli in cui dice la strada del Vangelo è la strada della non violenza. Per cui, dopo la morte di Monsignor Romero, il paese precipita di fatto nella guerra civile. Ci sono gruppi organizzati che rispondono con le armi alla brutalità della repressione. Tra l'altro, il maggiore Roberto D'Aubusson, il mandante morale dell'assassino di Oscar Romero, fonderà un partito di estrema destra, Arena, e lui diventerà presidente dell'Assemblea Legislativa, il maggiore Roberto D'Aubusson. Purtroppo, bisogna dirlo, nel 1983, quando Giovanni Paolo II va in Salvador, tra le autorità che accolgono il Papa c'è anche il maggiore Roberto D'Aubusson come presidente dell'Assemblea Legislativa. E la dittatura, la stagione della dittatura si esaurisce di fatto con la caduta del muro di Berlino, quando il pericolo del comunismo viene meno. Per cui vengono meno gli aiuti americani, quando anche negli Stati Uniti non si percepisce più questo pericolo, vengono meno gli aiuti militari, per cui all'interno del paese vengono avviate con mediazioni internazionali delle trattative fra le varie forze politiche e le forze della guerriglia, e si giunge nel 92 agli accordi di pace. Comunque in Salvador fino al 2009 resterà al potere il partito di Arena, dell'estrema destra, del maggiore Roberto D'Aubusson. Nel 2009 sale al potere, cioè vincono i partiti di centrosinistra con il giornalista Mauricio Funes, che come primo atto, prima di andare a giurare, va
in cattedrale a pregare sulla tomba di Romero. E tra i primi atti che farà questo presidente, che è rimasto a potere fino al 2013, sarà quello di far votare all'Assemblea parlamentare il 24 marzo come giorno di Oscar Romero in Salvador. La maggioranza, perché l'estrema destra non vota naturalmente a favore di questo. 2013, in questa primavera, nuove elezioni, per poco in Salvador ha vinto di nuovo il centro-sinistra, non la destra di Arena, che è la diretta erede dei responsabili del maggiore Roberto d'Aubuisson, di chi era responsabile della repressione. Il nuovo presidente Luis Fernandez, come primo atto, ha intitolato l'aeroporto di San Salvador a Oscar Romero, come per dire: quando uno arriva qui deve sapere che arriva nel paese di Oscar Romero. Purtroppo il Salvador oggi è un paese con gravi problemi, soprattutto con una fortissima violenza, una situazione di grave crisi economica e di bande molto violente che stanno insanguinando il paese, insomma. Questa è la situazione. Però fortunatamente a livello politico ci sono queste nuove forze che stanno cercando di portare sulla strada della democrazia, di una democrazia più solida, il paese. A Milano c'è, sapete, siamo vicini a Milano, c'è una forte comunità salvadoregna di circa 40.000 persone. Don Alberto Vitale, un sacerdote vicino a Pascristi, ha anche tra i compiti diocesani quello di seguire questa comunità. C'è anche una console che io ho incontrato, una giovane donna che mi raccontava di essere cresciuta in una famiglia borghese e di aver cominciato a capire cosa accadeva nel suo paese quando ha studiato a Lucca. Studiando all'Università dei Gesuiti centroamericana si è accorta, ha conosciuto la storia del proprio paese e oggi è impegnata come console ad aiutare appunto la comunità salvadoregna. E anche l'ambasciatrice, che ho potuto conoscere, perché quando abbiamo presentato in Parlamento questo libro è intervenuta l'ambasciatrice e mi è sembrata una persona molto sensibile e attenta ai messaggi che Oscar Romero e Marianella ci hanno lasciato.